Salve da Michele Expert, è tempo di preparare il peperoncino, o meglio la crema di peperoncino. Questi sono una particina, poi mano a mano si farà sempre di più. Allora, vanno prima lavati, poi si calcia il picciolo, vanno lasciati asciugare, anzi i primi 2-3 giorni vanno lasciati col picciolo ad asciugare poco poco, in un posto anche, diciamo così, non proprio umido, quindi un posto asciutto. Poi si lavano, si mettono ancora ad asciugare per 24 ore. Io utilizzo questo attrezzino, vedete, un semplice macinino tritacarne veramente molto antico che si appresta proprio per creare il trito, vedete. Quando utilizziamo quelli elettrici, insomma, è sempre una cosa calda, si può rovinare. Io preferisco metterci più tempo, ma utilizzare questo attrezzino igienizzato chiaramente, che viene molto utile perché si crea proprio un granello bellissimo. Ecco, utilizzate questo più o meno questa misura, questa è la misura più piccola che ci sia, ecco, forse quello per fare l'anguia, ecco, vedete come va? Una macina perfetta e neanche tanto te. Io addirittura neanche li taglio, li metto per il lungo e si richiama da solo. Ci bisogna anche di tagliarli e spezzettarli. Ecco, quasi quasi si fa prima così. Queste che ho il cellulare in mano riesco a farlo, dico, proviamoci con due mani. Ecco, io vi do qualche suggerimento perché è un metodo pratico e nello stesso tempo crea questa granella, vedete? Bellissima, senza bruciature, senza niente. Poi io vado avanti, poi saranno messi adesso in un setaccio, anzi un scolapasta con un po' di sale. Sotto si mettono 40, 50, anche fino a 100 grammi di sale per chilo, ma io preferisco poi farlo, diciamo così, spurgare almeno per 24 ore. Dopo che si toglie tutto quello che c'è dentro, le invaso con i vasetti sterilizzati in olio extravergine d'oliva. Nel caso aggiungerò un po' di sale successivamente, nel caso ce ne sia bisogno, e poi saranno pastorizzate per 15 minuti. Per un anno ve li garantisco al 100%.